sintomi che il governo non sta ascoltando noi, non si sta preoccupando della nostra scuola, non sta investendo abbastanza sulla nostra scuola. E noi a questo diciamo no, perché siamo stufi! Parte da Piramide, Roma, verso il Ministero dell'Istruzione, uno dei cortei che stamane appunto vede protagonista non solo la capitale ma molte città d'Italia in una mobilitazione che coinvolge gli studenti italiani contro il Ministero dell'Istruzione. Nello specifico il motivo del corteo, della manifestazione, è dunque quello di contestare un provvedimento che prevede la reintroduzione della seconda prova agli esami di maturità. Nello specifico gli studenti chiedono un ripensamento di questa modalità, che sarebbe poi un ritorno alla modalità classica alla luce anche degli anni di pandemia appena trascorsi, ancora in corso, che hanno visto gli studenti impossibilitati dallo studiare nelle medesime modalità dei loro predecessori e dunque svantaggiati anche dalla DAD. Noi abbiamo raccolto alcuni pareri appunto di studenti proprio qui stamane a Roma. Perché stamattina siete in mobilitazione? Che cosa chiedete al Ministero? Allora, innanzitutto, dato che si tratta di ragazzi che hanno fatto sostanzialmente soltanto 2 anni di scuola in maniera ordinaria, non si può pretendere che facciano uno scritto come era previsto prima del Covid e prima quindi della DAD. Questa è il tema principale. Poi chiaramente è bene ricordare la vittima che c'è stata in alternanza scuola-lavoro, tutti i ragazzi che sono rimasti feriti in alternanza scuola-lavoro, alla quale bisogna battersi contro, perché è giusto che venga fatta, ma venga fatta in sicurezza, venga fatta pagando i ragazzi come stagisti, soprattutto se si fa parte di istituti tecnici nella quale tu effettivamente dai un ruolo che merita compenso. Allora, al Ministero chiediamo una risposta concreta riguardo questo esame di maturità, perché le risposte che ci sono state date non rispecchiano ovviamente le nostre aspettative e soprattutto quello che è stato il nostro percorso degli ultimi anni, in cui ovviamente noi abbiamo passato un triennio in DAD, tra ovviamente stare a casa chiusi davanti a un computer, e questo non è quello che ci si richiede. Ovviamente non siamo capaci in questo senso di affrontare un esame scritto, perché non è quello per cui siamo stati preparati. Quindi che cosa chiedete? Che modalità di esame chiedete? Chiediamo una modalità semplificata che ovviamente rispecchi quello che è stato il nostro percorso complessivo degli ultimi 5 anni, per cui un esame ovviamente è basato soprattutto su un colloquio orale e ovviamente che tenga conto di questa discontinuità anche ovviamente degli studenti che sono stati in DAD e in presenza. Oggi siamo in piazza, in oltre 40 città in tutto il paese, oltre 100.000 studenti, per dire che questa maturità non ci va bene. Non ci va bene un preteso ritorno alla normalità quando niente è normale. Le maturande e i maturandi di quest'anno vengono da 3 anni difficilissimi, di DAD, di didattica mista, di conseguenze sia didattiche che psicologiche legate alla pandemia. Non possiamo pensare che semplicemente per raccontarci che va tutto bene siano le studentesse e gli studenti a pagare il prezzo più alto. E nello specifico che tipo di prova chiedete a questo punto? Noi vogliamo una prova che non sia semplicemente nozionismo critico, vogliamo una prova che permetta allo studente di mettersi veramente in gioco, con un esame orale che parte da una tesina, che sia un elaborato preparato insieme ai docenti nel corso dell'anno scolastico e che permette di mettere in luce le competenze critiche che ciascuno studente deve acquisire anche al di fuori delle anguste mura scolastiche, anche al di fuori dei programmi.